Buongiorno, quando usiamo l'espressione lingua madre, riferendoci alla lingua che abbiamo imparato nella prima infanzia e che modella non soltanto il modo in cui comunichiamo e pensiamo, modella addirittura l'apparato della laringe, l'organo fonetico, l'organo attraverso il quale emettiamo suoni articolati. Da questo per esempio dipende che una lingua madre di una certa lingua, anche se impara molto bene una lingua straniera, si sente l'accento, perché non riesce, è la sua gola, è la sua laringe che si è conformata in una certa maniera. Pensate un po' voi quanto è importante la lingua madre e pensate voi quante volte questa lingua madre viene maltrattata, usata in maniera rozza, approssimativa, sbagliata, magari espressiva, ma diciamo rudimentale come in questo caso. Fermare uno che si deve divertire. Due perfette sconosciute diventate star del web e protagoniste di rap. Romina e Deborah hanno conquistato il popolo della rete con le loro espressioni colorite, un romanesco periferico che necessita di sottotitoli e che loro malgrado si è tradotto in popolarità. Mi dà fastidio la gente che critica il modo di parlare, perché cioè alla fine ognuno parla come vuole. Quelli sono tipo che la puzza sotto il naso, capito come? E ora che il successo le ha baciate inaspettatamente, per il futuro osano sperare. La critica del mondo dello spettacolo mi piacerebbe un sacco, veramente. Io avrei voluto fare estetista, però cioè, se mi danno qualche possibilità, perché no? Il talento di far sorridere forse c'è, vivamente consigliata però un po' di dizione. Va bene, erano quelle due ragazze che ebbero una fiammata di popolarità, poi mi pare che sono un po' scomparse, vero Maurizio? Sì, erano carine. Dunque assistono a questa puntata gli allievi dell'Istituto Tecnico di Spoleto, Tecnico Professionale di Spoleto Perugia, eccoli, accompagnati dalle professoresse Maria Nardone, è lei? Maria Nardone, eccola qua, e Samantha Martellini. Grazie. L'ospite è il professor Edoardo L. Vallauri. Ho fatto Edoardo L. Vallauri all'inglese con la middle initial puntata, diciamo. Professor Vallauri, lei ha scritto un libretto, Mulino, molto carino, Parlare l'italiano. Ora, prima di andare a vedere meglio di che cosa parliamo quando diciamo parlare l'italiano, volevo attirare la sua attenzione su una cosa che ha detto una di queste ragazze, quando ha detto: ognuno parla come gli pare, con un accento locale, diciamo, etnico. È vero che ognuno parla come gli pare. La lingua, il linguaggio, è possesso di chi lo parla, che ogni giorno lo usa, lo strapazza, lo stravolge, fa cadere delle parole, ne assume delle altre. Credo che i danni che uno può fare alla lingua parlandola male siano irrilevanti rispetto ai danni che può fare a se stesso. Quindi credo che sia abbastanza vero che è giusto tutelare prima il parlante e poi la lingua. La lingua è un corpo che non può soffrire, il parlante sì. Quindi che ognuno faccia quello che vuole con Scusi, la sua lingua. È bellissima questa cosa, ma è talmente bella, la vorrei capire meglio. Perché dice che chi parla male danneggia se stesso? Chi parla male, non nel senso che, per esempio, stia violando le regole della lingua. Chi parla in un modo che lo conduce a ottenere effetti diversi da quelli che voleva. Ci sono situazioni in cui bisogna parlare formale, forbito, elegante. Situazioni in cui invece è molto meglio parlare basso, carnoso, sporco. Dipende se vuoi raccontare una barzelletta o rispondere a tono a una interrogazione in tribunale. Quindi non c'è un bene assoluto, c'è un bene per la situazione. La lingua è uno strumento. È bello, però chi parla male, chi usa un vocabolario limitato, distorto, parole a sproposito, pensa male.
Questo sicuramente. Ecco. Possiamo pensare senza la lingua solo in un senso molto vago. Possiamo avere delle sensazioni che in qualche modo esistono senza la lingua, tanto è vero che se ci dicono la esprimeresti così, noi possiamo dire no. Ma se vogliamo, per esempio, ricordare un pensiero da una volta all'altra, trasmetterlo a qualcun altro, metterlo in relazione con un altro pensiero, dobbiamo incamiciarlo in quella struttura un po' rigida, un po' traditrice dell'autenticità di quel pensiero che è la lingua. Senza la lingua non ricordiamo, non maneggiamo, non strutturiamo il pensiero. Mi pare molto bello. Lei che cosa pensa di quello che ha detto il professore? Che sì, è vero. Come si chiama? Giacomo Carletti. Giacomo, dica un po' Giacomo. Sì, penso che sia vero. Due parole in più, a parte questa senso. Che sia giusto, il linguaggio deve essere un linguaggio adattato ad ogni situazione. Molto bene, molto bene. C'è qualcuno che dissente? Quel giovane là, con la barba, una precoce barba risorgimentale. Io volevo sapere com'è possibile distinguere... Come si chiama lei? Alessandro. Alessandro. Come possiamo trovare, diciamo, il limite, distinguere, come parlare, diciamo, in maniera corretta oppure essere noi stessi? Qual è il limite giusto? Aspetti, le faccio un esempio preso da questo libro divertentissimo che ho già fatto vedere, Parlare l'italiano, vediamo se lo trovo al volo. Dunque, c'è un signore che racconta il professore, un signore riferisce un fatto a una stazione di polizia o dei carabinieri. Stamattina presto andava in cantina ad accendere la stufa e ho trovato dei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non sapevo che la bottiglieria di sopra era stata scassinata. Questo è il racconto del signore, che viene tradotto in un verbale così. Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara d'essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento, eccetera. Questo linguaggio da verbale è una stupidaggine oppure dà una maggiore precisione al racconto del signore? Anzitutto bisogna dire che dobbiamo questo esempio al genio e alla straordinaria attenzione che aveva per la lingua di Italo Calvino. Lì lui cattura una cosa fondamentale, e cioè chi non sa come scrivere, al momento in cui deve scrivere, ha paura di scrivere come magna, cioè come parla, e si rifugia negli unici esempi di scritto che conosce. Se uno ha letto Stendhal e Joyce, si rifugia nello stile di Stendhal. Se uno ha letto solo la bolletta del telefono, una multa che gli è arrivata, una citazione, si rifugia nel linguaggio burocratico. E quello è sicuramente uno sbaglio, perché si vede che non sai che fare, ti mostri scomposto, impaurito, e ti aggrappi a un modello del genere. Invece di dire ho trovato un fiasco, il carabiniere non se la sente di scrivere ho trovato un fiasco, e allora scrive sono in corso nel rinvenimento di un fiasco, cioè prende un verbo strano, rinvenire invece di trovare, lo trasforma in un nome, rinvenimento, poi questo nome lo mette in azione con un verbo di senso quasi vuoto, incorrere, sono in corso nel rinvenimento, è maldestro, è goffo, bisogna dire ho trovato un fiasco, si può anche scrivere, solo che ti vergogni di farlo se non sei sicuro di te stesso. È perfetto, mi piace molto la chiarezza, beh, lo fa di mestiere, diciamo. Polchi, che dicevi? Volevo chiedere al professore se alcune volte il linguaggio tecnico, come questo del carabiniere, ma penso al linguaggio scientifico che utilizza un medico nei confronti del paziente, cioè quante volte il linguaggio non è anche uno strumento di potere che marca una differenza di ruoli e viene utilizzato un linguaggio difficile, anche appunto non comprensibile volutamente nei confronti dell'altra persona. Beh sì. Il linguaggio è uno strumento di potere come tutti gli strumenti, può essere usato contro o pro qualcuno. Sì, non si giri, se no la camera lo perde. Sì. È chiaro che si dice, lei ha una rinite, forse occorrerà praticare una terebrazione? Adoperando parole di origine greca, il medico non ti dice che c'è un raffreddore, e che però è di un tipo che richiederà di trapanare per esempio il setto nasale. Usi il greco per far vedere che lui non arriverà mai a te, ma insomma sono mezzucci. No, Don Milani diceva, c'è un titolo di un libro famoso, il padrone conosce 100 parole, tu una, per questo lui è il padrone. No?
era così, no? Ti ricordi quel libro di Don Milani? Sì? No. Beh, Don Milani ha speso una parte rilevante della sua vita, ha speso tutta la sua vita per difendere quelli che nessuno difendeva, e una parte molto rilevante, perché la scuola di Barbiana è stata moltissimo per lui, a difendere quelli che neanche si capiva che andavano difesi, cioè quelli che erano deboli perché non sapevano l'italiano, perché sapevano il loro dialetto. Sì, volevo proprio esattamente quello. Volevo far vedere due esempi della televisione. Si dice sempre, la televisione, anzi più in particolare la RAI, ha insegnato in anni lontani agli italiani a parlare italiano, cioè a usare la lingua media che il professore, io e i ragazzi intervenuti stiamo usando e che è il nostro codice comune, quello che ci permette di capire. Ricordo questo fatto, professor Valauri, perché lei sa meglio di me e di ogni altro, che quando si formò l'Unità Nazionale, i magistrati piemontesi nel mezzogiorno d'Italia non capivano gli imputati e avevano gli interpreti vicino per comunicare. Allora, la televisione ha insegnato, la RAI ha insegnato agli italiani a parlare, ma il livello culturale dei programmi più popolari, che sono quelli a indovinelli o quiz, era ed è così. Allora, signore e signori, per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o Raddoppia, il professor Degoli di Carpi. Stiamo per leggere questa domanda importantissima per il professor Degoli. Mi sente, signor Degoli? Sì. Allora, per favore, silenzio in sala, questa è la domanda da 2 milioni e 560 mila lire. Nella partitura dei suoi melodrammi, Verdi usò mai il controfagotto? Se sì, dire in quale opera? 20.000, la domanda. Ne I promessi sposi del trio, come si chiama la fidanzata di Don Rodrigo? Coscia Longa, Bella Figueira, Donna de Fuego o Pupa de Incanto? Ecco, lì c'era una domanda ardua, che poi si trovò una partitura in cui c'era il controfagotto. Lì invece sono delle domande d'accatto, diciamo, no? Che il livello del quiz, della lingua e delle domande relative è molto sceso, o mi sbaglio? Secondo me il livello della lingua non è sceso. È sceso il livello delle cose a cui si interessa la gente. Prima la televisione parlava della realtà, per esempio cosa era successo in una partitura di Verdi. Adesso la televisione parla della televisione, perché tutti quanti si interessano più alla televisione che alla realtà. Allora, le domande sono su un altro pezzetto di televisione, ma il linguaggio non è molto cambiato. C'era la signorina che voleva chiedere, qual era? Lei? Sì, prego, lei è? È Riccardo. Riccardo, dica pure. Volevo chiedere che nel libro abbiamo visto che nella pubblicità il francese rappresenta la lingua dei profumi, mentre invece l'inglese più che altro la lingua delle tecnologie. L'italiano in questo caso può essere inteso come la lingua del cibo? Beh, intanto l'italiano è ancora oggi la lingua della musica. Le partiture in tutto il mondo sono notate, a parte le note, in italiano, espressivo, andante, allegro. Andante con moto, brillante, sono tutte in italiano, meno in qualche partitura tedesca, dove sono in tedesco, ma il professor Valauri lo sa meglio di me. Sì, per la domanda in senso stretto. Per la domanda in senso stretto, sì, nella pubblicità in l'italiano regge incontrastato, per esempio sulla pasta asciutta, i formaggi tipici, eccetera, eccetera, mentre le pubblicità italiane devono incorporare molto inglese, molto francese per la cosmetica, ma sempre più anche l'inglese. E appunto, come dicevate, per tutto ciò che deve essere up to date, tecnologico, c'è l'inglese. Ma è vero quello che diceva Augias, internazionalmente l'italiano è soprattutto la lingua della musica, cioè in tutte le lingue del mondo il lessico della musica sono in prestiti dall'italiano, anche delle belle arti, in buona parte, e di quella parte di cucina che è la conosciutissima cucina italiana nel mondo. Una lingua lontanissima dalla nostra, come il giapponese,
conta circa 500 in prestiti italiani, che sono per metà della lingua della musica e il resto degli altri campi che ho appena detto. Io una volta filmai una prova del direttore d'orchestra giapponese Seiji Ozawa, non capivo ovviamente una parola di quello che lui diceva ai suoi orchestrali giapponesi anch'essi, salvo che ogni tanto in mezzo a questo mare di sillabe sconosciute veniva fuori espressivo e poi ritornava andante con birio e sì. Poi ritornava il giapponese ed era conturbante. A proposito di quella domanda che ha fatto Riccardo, per esempio l'italiano è la lingua della musica e il francese è la lingua del balletto, i balletti, ma i francesi, guardi professor Valauri, lei lo sa, ma avevamo preparato un cartello, i francesi sono talmente attaccati formalmente alla loro lingua che hanno tradotto in francese quello che noi usiamo in genere in inglese, per cui il software, cioè il programma, i programmi diventa l'OGCL, l'email, guarda, quella è ingegnosa, non so se lo... courrier. Ah, c'è, manca una Olli. Courrier con la R finale è corriere, diciamo. Courriel diventa l'email perché EL è electronic, sarebbe. Courrier electronic. Ci manca la O perché sennò sarebbe courriel. L'attuale è il web, l'ordinatore è il computer. Sì, il file per esempio è il fichier. Il file è fichier, eccetera. Quello com'è quella? È una cosa un po' velleitaria, molto chauvin, come ci sono i francesi? O... Diciamo che tutto questo inglese favorisce l'imperialismo culturale anglosassone e da alcuni è subito volentieri, da altri meno volentieri. I francesi sono meno abituati a subire perché per secoli, diciamo sicuramente nel 600-700, ancora in parte dell'800, il ruolo internazionale che oggi è dell'inglese era assolutamente del francese. Se uno legge Guerra e Pace, i nobili russi parlavano francese. Come la prima pagina è tutto in francese. Vittorio Alfieri sapeva il piemontese e il francese, ha dovuto, per farsi autore italiano, imparare frusto a frusto la lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio. Quindi i francesi sono i detronizzati, è chiaro che sono più seccati degli altri. E allora hanno apposite norme, diciamo, per porre un freno. Ma in realtà i francesi usano moltissimi anglicismi, ci sono campi in cui ne usano più di noi, perché la realtà si impone più delle accademie. Però se noi, per esempio, noi soggiacciamo all'inglese in maniera vergognosa. Corriva. Sì. Corriva, ecco l'aggettivo è corriva. Giada, mi dica come sta seguendo questa volevo conversazione. Volevo chiedere una cosa, ma riguarda anche alla musica, no? Si dice che comunque si parla un linguaggio internazionale. Quindi però vengono utilizzate delle espressioni italiane nelle sono modificazioni. Indicazioni italiane nella modificazione dell'andamento del pezzo, no? Quindi possiamo dire che la nostra lingua italiana sia conosciuta, ha una tale potenza anche sul riscontro internazionale? Ce l'ha in questo campo, ce l'ha nel campo di tutte le preparazioni culinarie italiane e ce l'ha nel campo delle belle arti, appunto soprattutto quelle figurative. E per via della grandissima importanza dell'arte italiana, soprattutto rinascimentale, ma in generale. Polchi, sì? Sì, la volevo domandare, si discute molto sull'influenza delle nuove tecnologie sul linguaggio, no? Per esempio gli SMS, quello che si dice comunemente è che l'SMS ha portato un impoverimento del linguaggio, XCHE per dire perché, tutte quelle abbreviazioni. La domanda invece, non si può invece guardarla all'altro lato? Cioè, gli SMS hanno riportato i ragazzi a scrivere, cosa che non si faceva più. Ma... Beh, non lo so, si io scrive. Il professor Valauri è titolato. Se non sbaglio, la stessa cosa la dicevo anche in quel libro, ci deve essere. Ma soprattutto, quindi è vero che quando si era decretata la morte definitiva della scrittura nelle giovani generazioni, poi è successo che si sono messi tutti a scrivere tutto il tempo, stanno tutto il tempo in chat, stiamo tutto il tempo in chat e sugli SMS, quindi si scrive, solo si scrive diverso. Allora i telegrammi, che avevano uno stile ancora più contratto degli SMS perché ancora più evidentemente si pagava ogni singola parola, hanno rovinato l'italiano. Naturalmente no. E poi non bisogna confondere l'ortografia con la lingua. Se uno scrive XCHE, non si sogna di dire XCHE. Se scrive XCHO, non si sogna di dire XCHO. Se scrive CMQ, poi non è che quando dice CMQ ci vediamo domani, no, dice comunque ci vediamo domani. È solo un fatto ortografico, un'abbreviazione, è innocua. È innocuo, magnifico. Guardi, non ha sbagliato una parola, professore. No, glielo dico. La ringrazio. Sono veramente ammirato. Adesso però le sottopongo a questi giovanotti un quesito
di questa cosa, quel cartello là? Questo era il cartello. Di questo ne abbiamo parlato? Si può dire o non si può dire di questo ne abbiamo parlato? Ma c'era scritto il cartello. Ecco. Eccolo. Allora, chi era? Signorina con la sciarpa punteggiata di bianco. Questa frase è corretta o no? Il microfono, dica la sua opinione. Secondo me sì. Sì. C'è qualcuno che ha dei dubbi sulla correttezza di questa frase? No? Signorina, lei ha dei dubbi? Ha qualche dubbio? Secondo me no, perché questa frase io la utilizzo, quindi non so se è giusta, però secondo me... Felicia, è giusta? Sì. Va bene. Professore, è giusta o no? Qua se ne parla. Certo. Beh, all'inizio dicevamo non c'è una sola regola, ma ci sono regole diverse a seconda delle situazioni. Ad esempio, se voi andate a giocare a tennis vestiti come sono vestito io adesso, siete giusti o sbagliati? Abbiamo il direttore di studio che è un grande campione, va sempre a giocare a tennis vestito di blu. Probabilmente non in giacca e cravatta, pantaloni lunghi e scarpe di cuoio. Invece se andate a una, non so, una festa di laurea di un amico e ci andate in tuta da ginnastica, siete sbagliati. Allora, dipende dalle situazioni. Questo di questo ne abbiamo già parlato, come l'ancora più famoso a me mi piace, va bene in determinate circostanze. Quali? Per esempio nel parlato, sentite questa, Giovanni telefonagli tu, non è sintassi corretta, ma è presentazione di qualcosa e poi se ne dice qualcos'altro, con una certa libertà sintattica che nella programmazione del evanescente, che dura poco, del parlato è accettabilissima. Lo stesso vale per di questo ne abbiamo già parlato, c'è una certa libertà. Lo scritto è una situazione in cui si ha il tempo di programmare, ripulire, far quadrare e quindi tutti si aspettano che quello che scriviamo nello scritto lo abbiamo fatto quadrare. E allora è più strano che ci siano delle irregolarità sintattiche. No, però scusi, il pedante, pedanteria senile, di questo ne... Quel ne è un pronome, vero? Certo. In quel caso ne è un pronome. Questo è il nome, è l'argomento. Allora, se io tolgo il ne, di questo abbiamo già parlato, la frase va corre meglio. Va benissimo lo stesso. È migliore. È migliore nello scritto. Nel parlato spesso abbiamo bisogno di dire le cose più volte, cioè serve quella che si chiama ridondanza. Ah, ecco. Siccome l'attenzione può calare, nello scritto io posso tornare sulla frase finché non l'ho capita, quindi basta che le cose vengano dette una volta sola. Nel parlato può essere molto utile dire, iniziare attirando l'attenzione su qualcosa. Quando siamo sicuri che abbiamo l'attenzione dell'altro, ne diciamo qualcos'altro. Se c'è una differenza di programmazione fra queste due parti, niente di male, anzi, un po' di informazione in più serve. Quando l'altro parla la nostra lingua, tutto bene. Quando qualcuno parla un'altra lingua, che ci è difficile, ci accorgiamo di quanto è necessaria la ridondanza, perché ci manca a volte la comprensione di parti. Sì, però se io, un giornalista, per esempio, di un importante quotidiano, scrive quella roba là, io lo correggo. Ma anch'io, perché nello scritto, in uno scritto curato, vale quello che dicevo prima, vale. Cioè è la situazione giacca e cravatta, non tutta da ginnastica. Tutta da ginnastica. Noi dobbiamo chiudere, vuole dire una parola conclusiva, signorina, lei con quella camicia bianca a pois, lì? Forza, veloce, veloce. Io sono d'accordo, anche perché noi questa frase lo usiamo sul parlare, forse anch'io quando scrivo questa frase annullerei il ne. Annullerebbe ne, molto bene. Ecco la maggioranza corretta, io sono anziano, lei è giovane, però siamo d'accordo. Dunque... Il libro da quale abbiamo preso spunto per queste divagazioni è questo, Parlare l'italiano, del professore Edoardo Lombardi Vallauri. È un libro, direte, un libro di grammatica e di sintassi? No, è un libro di racconto della nostra lingua, che tra l'altro ha anche l'utilità di insegnarci a parlare meglio. Grazie, alla prossima.